Allora, mister Saverio Amerato, una serata quasi perfetta, un risultato incoraggiante per la squadra, 3-1, i primi due set giocati al massimo del proprio gioco. Che partita è stata? Sì, abbiamo iniziato a giocare due set buoni, poi oggi stavamo cullando un po' dell'andamento della partita, abbiamo avuto un calo soprattutto su muro difesa, in relazione muro difesa siamo andati un po' in affanno. E poi ci siamo un po' ripresi l'ultimo set, insomma, poi abbiamo portato la partita a casa. Bene gli attaccanti di palla alta, bene la fase break, soprattutto nei primi due set, ottimo l'origine battuta. Diciamo che, a parte lo svarione del secondo set, la squadra ha dimostrato una buona caratura stasera. Sì, abbiamo avuto un buon cambio palla, però la partita di oggi ci ha fatto vedere che noi dobbiamo ancora lavorare sul contrattacco. Non abbiamo saputo gestire il contrattacco, non abbiamo messo una palla sul contrattacco, quello che mi stava preoccupando in questo momento. Sì, la battuta di Lorigi è andata bene, ha messo in difficoltà la squadra avversaria, però su questa partita dobbiamo pensare ai lati negativi per lavorarci un po' su. Ecco, le grandi squadre si vedono dai dettagli, parlava degli aspetti negativi, questa squadra adesso ha conquistato la semifinale, attende l'avversario dalla sfida Termostufe Lamezia a Decollatura, ci sono i presupposti per giocare bene soprattutto e magari conquistare la finale? Ma il campionato ha detto di sì, ora vediamo i playoff è un altro campionato a parte. Vediamo in condizione che noi arriviamo, sia mentalmente che fisicamente, vediamo un attimino.